Presidente, sta per iniziare questo importante appuntamento. Come nasce l'idea di questa iniziativa? Nasce perché ci siamo resi conto che comunque la prevenzione, anche la oncologica, parte dalla tavola, da quello che mangiamo. È importantissimo perché comunque il mangiare bene, inteso come prodotti genuini, un regime alimentare particolare, può prevenire, oltre che malattie degenerative come l'Alzheimer, la demenza senile, le patologie oncologiche. Ecco perché abbiamo pensato di informare la popolazione che non potremmo fare niente per l'inquinamento atmosferico, però possiamo fare tanto per aiutare le persone a mangiare bene e a evitare di riempirci di cibo spazzatura. E la risposta c'è stata, segno di un'attenzione maggiore, no, col passare del tempo su queste tematiche? Sì, certo, la risposta c'è stata e spero soprattutto che le mamme si rendano conto di quello che comprano per i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro. Se il nostro futuro cresce bene e è sano, noi possiamo combattere la malattia del secolo, le patologie oncologiche. Quindi è soprattutto rivolto alle mamme, però anche alle persone di una certa età, perché mangiare bene ci permette di avere una vecchiaia con meno patologie degenerative, quindi ecco, è importantissimo quello che noi portiamo tutti i giorni a tavola. Prevenzione vuol dire volersi bene. Volersi bene vuol dire conoscersi innanzitutto e applicare quei trucchetti che la scienza anche ci dà per prevenire le malattie importanti. Oggi parlerò in particolare di oncologia. E conoscere bene anche ciò che ci circonda, soprattutto nel campo agroalimentare, dove c'è una confusione e sotterfugi di tutti i tipi, di cui la collega, la dottoressa Iannetti, invece parlerà approfonditamente. La consapevolezza alimentare riguarda tutti, non riguarda solamente gli adulti, riguarda anche in misura maggiore i bambini, perché purtroppo sono anche quelli a cui è destinato il cibo industriale, merendine, patatine, conosciamo tutti insomma le abitudini che purtroppo per quello che è oggi la nostra società, quindi la frenesia del lavoro moderno, per praticità e quindi sbrighiamoci, andiamo a scuola, molliamo, capito, cose che sono industriali e quindi contenenti tanti additivi, zuccheri e sale, che purtroppo non fanno del bene, soprattutto in campo della prevenzione, perché ovviamente prevenire una malattia metabolica è importante anche per la previsione della malattia oncologica. È sostenuto come vadano di pari passo le malattie oncologiche con una cattiva alimentazione. Per cui è importante fare incontri come quello di oggi, con la presenza di esperti nel campo che possano ben spiegare ai tanti, e vedo che la sala è abbastanza nutrita di persone, possano spiegare quello che è bene fare per evitare che le malattie oncologiche si impadroniscano dei nostri corpi.